Dal puro divertimento all'esplorazione estrema, il tuo riferimento è Eligio Romano Ferrino Store, via Piano d'Ardine 15 a Tripalda. È di Ariano Irpino, del popoloso piano di zona, quartiere attiguo a Rione Cardito, l'uomo che ieri sera ha vinto con un gratta e vinci 2 milioni di euro. Un giovane uomo con il passato un po' burrascoso, ma che negli anni ha dato esempio di come si possa tornare sulla retta via con l'impegno ed il lavoro. Ed ora per lui questo premio eccezionale che gli sarà utile per aiutare un familiare caro con problemi di salute. Il tagliando vincente è stato venduto nel bar ricevitoria Valerio, proprio di Cardito. Pare che l'uomo sia arrivato nel locale determinato a vincere, guidato da un sogno premonitore, ed abbia acquistato due biglietti da 10 euro. In uno di quelli c'era il numero milionario, il 42. Di che sogno aveva fatto? Che doveva realizzare una vincita entro ieri sera. In tarda serata ha preso dei biglietti gratta e vinci e ha visto la vincita più alta che ci sta sul biglietto. Signor Valerio, ancora incredulo per questa vincita eccezionale. È una cosa bellissima, unica, ma ci voleva sia per il rione, sia per la zona, per il paese, parlare di cose buone, perché si parla sempre di cose cattive e quindi ci fa tanto piacere. Lei chiaramente deve tutelare la privacy della persona che ha vinto, ma ci racconti un po' com'è andata, insomma, che faccia ha fatto il vincitore quando si è reso conto di aver vinto 2 milioni di euro? Il vincitore non è che si è sentito non male, gli mancava l'aria, è dovuto uscire subito fuori chiedendo dell'acqua e cose, però abbiamo capito che era successa qualcosa abbastanza grande e quindi 2 milioni è qualcosa, è un piacere, ripeto, per me pure ci voleva. Ripeto, sempre tutelando la privacy, mi può confermare che è di Ariano Irpino e che è della zona, solo questo? È della zona, è una persona che avete bisogno e ci fa piacere perché penso che sa campare. Non è lei che ha vinto. Purtroppo non sono io. Auguri al fortunato, insomma. Però sembra che sia comunque arianese della zona. Io mi auguro di sì, perché ci sono tante persone che giocano, quindi è giusto che... che diciamo la vincita rimane, perché uno qui ad Ariano, insomma, agli assidui giocatori, insomma, uno degli assidui giocatori. Speriamo che sia uno del posto, almeno questi soldi vengono spesi qui in zona. Fortunato chi li ha vinti. Tu che ne pensi? Penso che è molto fortunato questa persona. Fortunato chi li ha vinti e auguri, solo questo qui. Lei pure ha sognato che deve vincere, sì, stanotte? Sì, ho sognato stanotte che devo vincere, sicuramente. Quindi aspettiamo di vedere. Quanto ha vinto? Che domani viene di nuovo qui a intervistare qualcuno. Ecco qua la schedina. E gli auguro una bella vincita. Ci faccio, speriamo bene. Ci faccio una bella... bella inquadratura alla schedina. Bella inquadratura. Comunque vincente. Le posso dire che ho avuto tanto piacere, che c'è stata sta vincita sia per lui, che è veramente qua, è una tabaccheria dove si gioca e si vince sempre, eppure per chi ha vinto. Mi fa piacere perché sono rimasti qua in paese.